Eccomi con Paolo Vanacore, una pin raffinata tra l'altro. Poi insomma io devo dire che il suo Rosi d'Altavilla ha mietuto successi in tutte le latitudini, pluripremiato si può dire? Eh? Certo, si può dire, come si no? Può dire, premiato a Spoleto. Premiato a Spoleto, dobbiamo dire. Certo. E sarà no, più che altro in scena, ma sarà insomma, è autore dello spettacolo La Bambola con il grande Gianni De Feo. Sì. Per me è veramente un onore grandissimo attore. Di aver scritto questo spettacolo per Gianni, che è molto schivo, quindi adesso non c'è, però ha voluto insomma darmi questa opportunità, per me molto importante. È un testo disperato, un amore disperato, la storia di un uomo, di un transessuale che si prostituisce. E sono gli amori degli ultimi, gli amori, certo, quelli ai margini, di cui non parla mai nessuno. E che invece a te piace tanto raccontare. Mi piace tanto raccontare le storie degli ultimi. E poi c'è una cosa molto bella che fa parte proprio delle caratteristiche. La caratteristica di Gianni è di essere anche un bravissimo cantante. Quindi ci sono delle meravigliose canzoni di Patti Pravo, reinterpretate da Gianni De Feo. La direzione musicale di Alessandro Panatteri, ovviamente. E le scene e i costumi sono di Roberto Rinaldi. Bene. Tra l'altro voglio dire che gli spettacoli di Gianni De Feo sono sempre caratterizzati dalla musica, no? Sì, 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 lui è proprio veramente un grande attore, cantante, la musica è sempre presente nei suoi spettacoli. Molto istrionico. Io spero che questo Bambola, la strada di Nicola piaccia, ci ho lavorato tanto e l'ho messo nelle mani migliori cui poteva andare, insomma. Bene, allora mi sono perso le date. Allora, le date sono dal 28, ecco, bravo, dal 28 di gennaio al 2 di febbraio qui al Teatro Lo Spazio. Vi aspettiamo e grazie. La Bambola di Gianni De Feo, con Gianni De Feo e di Paolo Vanacore e le musiche di Alessandro Panatteri. Ok, grazie. Grazie Paolo, grazie. In bocca al lupo. Grazie.